Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con un caffè con. Oggi sono particolarmente felice di avere ospite uno stimato medico di Isturno, il dottore Rocco Moccia. Buon pomeriggio, Buonasera, dottore. buon Allora, Rocco Moccia è qui in una veste un po' inedita, autore di un libro scritto un annetto fa, pomeriggio. Qualcosa di più. poco più di un anno fa. Mostro la copertina a favore di camera. Sono due volumi. Quando era creaturo e quando Sturno era locuasale, per chi ci segue da fuori Sturno ci sarà la traduzione. Allora, questi sono dei fascicoli piuttosto importanti, frutto di un lavoro di ricerca anche storico, Sì. assolutamente impegnativo. Come nascono questi volumi? Nascono da una vecchia agenda che avevo conservato nel tempo, questa agenda in cui raccoglievo un po' tutti i miei ricordi, raccoglievo un pochettino tutte le cose che avevo raccolto in vari anni, tra cui aneddoti, poesie, canzoni, insomma tante cose che diciamo facevano parte del patrimonio culturale antico, parliamo del fine 800, inizio 900, fino ad arrivare agli anni 60. Infatti il titolo, quando ero creatura, proprio quando io negli anni 60 frequentavo le scuole elementari, o negli anni 70 già andavo alle medie e poi al liceo, e quindi raccoglievo queste cose, che sono stato sempre appassionato della storia locale, diciamo, la storia di questa storia minore, che sicuramente è una storia molto importante, perché è una storia che è la nostra, quella che ci appartiene. Certamente racconta aneddoti, insomma, del passato, Sì. di Sturno. Come è Il strutturato? primo libro, quando era creatura, che è il primo libro, quello che siamo, il libro principale, è proprio, si rifà la memoria di un borgo che altrimenti sarebbe andata perduta, la memoria di questo borgo, se non qualcuno non avesse scritto qualcosa, perché fra qualche anno i vecchietti non ci saranno più, e quindi la memoria storica non ci sarà più, e già adesso, diciamo, è un po' tardi, se questo libro forse sarebbe stato meglio scriverlo qualche anno fa. Però, insomma, tra i ricordi e tra le consultazioni di vari sopravvissuti, ho trovato molte cose interessanti. Infatti questo libro all'inizio c'ha i miti e le leggende antiche, tra cui c'è la Janara, lo Scazzamauriello, queste Figure, figure mitiche, ricordiamo, diciamo, ecco. della magia del tempo, e poi ci sta pure lo Mammone, io lo Mammone, la Mara, queste le male cose, l'orco. Poi c'è una mini storia della banda musicale di Sturno. Ecco, poi magari ne parleremo approfonditamente perché questo è un vanto Va del bene, paese, certamente. è un nostro vando antico che purtroppo non esiste più. E poi ci sono descritti 82 personaggi dell'epoca, cioè molto caratteristici. Io dico sempre che questi personaggi sono personaggi che qualche grande regista come Fellini, se conosceva questi personaggi, sicuramente li avrebbe introdotti in un suo film, Ce ne tranquillamente. vuoi illustrare qualcuno? Io poi dico sempre lo stesso, ma non è solo quello, c'era la figura del bevitore, se usiamo questo termine un po' più corretto, simpatico, che faceva il calzolaio, questo Ciacone famosissimo, un'altra figura di altri personaggi come il vecchio comunista, perché in tutti i paesi c'era poi il comunista, diciamo sfegatato, che vestiva sempre col fazzoletto rosso al collo, eccetera, che era Nicola Lupittuoio. Lupittuoio era il soprannome. Non lo so, c'era qualche altro buondembone che stava in giro per il paese, tipo Lottenghe, l'Uruguay, insomma, E moltissimi, poi tutti descritti con queste soprannomi. sono figure caratteristiche che certamente appartengono alla storia e alla tradizione di Sturno, ma che facilmente possiamo ritrovare come In tutti i figure paesi. caratteristiche in ogni paese. In tutti i paesi si trovano questi personaggi, che più che meno nei nostri paesi questi personaggi sono diffusissimi. Io penso in tutta Italia, in tutto il mondo, nei piccoli centri ci si raccoglieva davanti al bar, davanti alle scale del sagrato della chiesa, oppure in piazza, in piazzetta, e si passava il tempo con questi personaggi, specialmente nelle serate d'estate, quando il clima consentiva di stare fino a tarda ora a dire, diciamo, a raccontare fatti antichi, barzellette, aneddoti e tutto il resto. E questi personaggi, diciamo, andavano all'epoca per la maggiore, perché erano molto, molto ricercati, specialmente da noi ragazzi, cosa che purtroppo vedo che non Ecco, fanno più i nostri si è ragazzi. perso un po' anche questo Si senso di aggregazione. è perso sicuramente per il computer. Guarda, io do il computer, diciamo, è una grande cosa, è una cosa che sicuramente ci ha fatto fare un balzo in avanti di
di migliaia di anni forse, però ci ha portato indietro come proprio dal punto di vista culturale. Ieri, manco a farlo apposta, incontravo il mio vecchio professore di filosofia, il professore Sasso, poi preside, ad Avellino. Questo professore mi ha insegnato nel 1973, 40 anni fa precisi. Sai che cosa mi disse? Dice: caro Rocco, quello che manca oggi è il pensiero, è la riflessione. Mi ha fatto molto pensare questa frase, perché non c'è più il pensiero, non c'è più la riflessione. I ragazzi o si mettono vicino al tablet, al computer, oppure si mettono il telefonino. Quando non hanno niente, hanno l'iPhone. Probabilmente perché manca il confronto personale. Sì, si isolano, si mettono là vicino, giocano, fanno cose che, sciocchezze, non lo so, forse anche cose interessanti a volte, però comunque non hanno il contatto né con spesso con i coetanei, con le generazioni precedenti. Noi ascoltavamo incantati i nostri nonni, gli anziani del paese, che raccontavano anche le fiabe, raccontavano le storie antiche, anche quelle di paura, che poi erano quelle che ci accrevano un po' di più, perché quelle di paura fanno sempre sensazione, come quelle divertenti. Adesso non esiste più, proprio perché ci sta un isolazionismo che ormai, secondo me, ci sta portando... Mancano proprio... forse anche un po' i luoghi di aggregazione. Dottore, il dottore è anche un assessore del comune di Sturno, per cui insomma ha dentro alle questioni delle amministrazioni locali. Sono da 14 anni ormai assessore. Il problema sì, non è che manchino, i luoghi di aggregazione ci sono anche. Noi abbiamo un'associazione di volontariato che ho contribuito a fondare, che è poco frequentata, per dire. Abbiamo una sede che è bellissima, abbiamo tutto in quella sede. Abbiamo stereo, televisore di 50 polli, insomma abbiamo tutto quello che serve, non ci va nessuno, i giovani non ci vanno. Noi stentiamo proprio per trovare qualcuno che faccia il volontariato, che vada a fare qualche trasporto in ambulanza, eccetera, proprio stentiamo. Ci sono solo qualche, diciamo, i vecchi volontari quando è stata montata l'associazione, quelli che sono restati, e dei vecchietti, cioè persone che hanno superato i 60 anni, che portano, diciamo, vecchietti, qualche pensionato. Fino a poco tempo fa c'era un amico a 73 anni che andava ancora a guidare l'ambulanza. Un problema generazionale sostanzialmente. Sì, proprio, non stendiamo a promuovere, sto facendo un'iniziativa, voglio fare un corso di primo soccorso, lo pubblicizzeremo l'8 maggio alla festa di San Michele, con un corso anche per quanto riguarda la prevenzione e la protezione dei rischi, in modo tale da attrarre, fatta all'auditorium comunale, per attrarre un pochettino un po' di gente, e quindi cercare di reclutare, se è possibile, qualche volontario in più, perché veramente ci serve. Di aggregare, certamente. Di aggregare, che ci serve. Ci magari serve. Per rinnovare anche un po' questo spirito che ti ha portato alla stesura di questi testi, che credo abbiano avuto anche una lunga gestazione per raccogliere tutti questi aneddoti. Sì, però non c'era in animo. Io poi, quando ho deciso di scriverli, di getto li ho scritti. Cioè nel giro di un mesetto e mezzo, due mesi, cioè è stata la gestazione lunga, forse non sapevo nemmeno di essere incinta, non lo sapevo, e poi improvvisamente con questa idea, questa raccolta, questa cosa è esplosa e li ho scritti di getto. Se avessi ancora del materiale, magari potrebbe esserci, se diventerà una trilogia, ma potrebbe anche essere. Mentre quando Sturno era locuasale, origini, antichi rimedi, filastrocche, canzoni e proverbi. Quest'altro, diciamo, parte proprio con le nostre origini. Noi deriviamo dagli Osci, un popolo antico che sarà qua prima dei Romani, e gli Osco-Sanniti, chiaramente, da cui deriviamo. E ci sono un sacco di, all'inizio dei termini, quindi varie parole in Osco, e poi la derivazione della nostra lingua dall'Osco, Osco-Sturnese, e poi la derivazione della nostra lingua anche dallo spagnolo, chiaramente siamo stati colonizzati in spagnolo dai francesi. Ci sono dei termini che sono veramente sono tanti termini, che le citazioni che davvero impressionanti, stanno all'inizio, ecco, se all'inizio li vuoi vedere, stanno all'inizio di questo, qualcuno. Vediamo in inglese boots, dialetto sturnese burzi, in italiano gli stivali, burzi. Quindi delle cose che non... Sì, ma questi qua sono stati portati, perché l'inglese poi è entrato in secondo tempo, quando sono andati i nostri migranti in America, sì, fino all'Ottocento, hanno portato per esempio la rete di recinzione, la fence, chiamiamo noi, la rete di recinzione, hanno portato l'America, sì. Ma secondo me anche il piercing, ecco, perché il piercing lui dice ma perciò, quindi penetrare, piercing, quindi sono termini poi più recenti che sono venuti, ma ce ne sono diversi, questi dall'inglese. Il cappotto, sì. Ecco, questi sono ma termini se dallo uso spagnolo, comune, stanno cui, questi sono dal quelli francese, qualcuno anche dall'arabo, perché noi siamo il francese. Amasonà, alla maison. Rincasare. E che Amasonà, che di solito chi va a masonare? Le galline. Le galline. Vanno a masonare, quindi a maison. Chance. Occasione. Sì, ce ne sono tantissimi. Ma pure per quanto riguarda
lo spagnolo in prima linea, perché gli spagnoli sono stati molti, molto tempo da noi, molto più dei, dei francesi. E le vecchie colonizzazioni, poi se vogliamo risalire al 1200-1300 con gli Angioini, insomma anche i francesi, gli aragonesi, insomma un po' tutti. A Sturno poi... c'è stato già qualcuno che ha scritto dei libri? Sì, c'è stato sulla... il mio maestro, il professor Grilla, Francesco Saverio Grilla, da poco deceduto, ha 94 anni, il mio grande maestro di scuola delle scuole elementari, che mi ha inculcato un po' questa passione. Lui, come dico sempre, mi faceva scrivere alle scuole elementari, stiamo parlando del 63-64-65, ci faceva fare un giornalino in classe, parlano gli alunni di cui conservo delle copie, e questo giornalino addirittura lui, noi lo scrivevamo, scrivevamo gli articoli che lui correggeva, poi lui lo batteva a macchina questi articoli, e con la carta copiativa faceva 20, 30, 40 copie, con la carta copiativa, non esistevano fotocopiatrici, non esisteva niente allora, quindi si pigliava un impegno mostruoso. Io facevo l'articolo di fondo, spesso, oppure facevo l'articolo, non lo so, sportivo, c'era l'articolo dell'intervista fatta alla magliaia, l'intervista fatta al calzolaio e tutte queste cose là. Era per ragazzi della quarta e quinta elementare veramente probabilmente una cosa cominciava allora questa gestazione allora, no? Infatti io volevo fare il giornalista, poi non è stato possibile, la mia vita ha preso un'altra strada, ho fatto il medico. Medico del lavoro, non dico che me ne pento, ma comunque insomma. Però hai incanalato la tua passione. Sì, in purtroppo altro modo. Anche tardi, però non è mai troppo tardi. Dicevamo che si potrebbe fare una trilogia addirittura. Si potrebbe fare, però il nostro interesse adesso è più puntato verso la musica, perché nel secondo libro, quindi quando Sturno e Loguasale, ci sono, oltre alle filastrocche, ci sono molte canzoni. Canzoni che noi abbiamo, diciamo. Se il termine mi si passa, quindi rubato a dei vecchietti negli anni 70, nel 79 ci interessammo a queste canzoni, andammo in campagna, specialmente da zia Emiliuccio Caggiano e dalla sorella zia Elisa, che era una vecchietta che aveva una voce a cui non serviva microfono e amplificazione, e si ricordavano tante canzoni antiche, canti di lavoro, che scandivano il ritmo del lavoro, filastrocche in musica, canzoni così per giocare, più che altro. E queste canzoni poi riadattate da un bravo chitarrista, un amico che adesso sta in Sardegna, Michele Caggiano, e da altri amici che suonavano così alla buona, abbiamo fatto un complessino e abbiamo suonato anche a Napoli, varie parti, ai tempi dell'università. Fino a che nel 99 poi abbiamo fatto un gruppo e siamo andati in America. Avete esportato? Dai nostri emigranti, la Glen Cove City, nello stato di New York. Ricordiamo che Sturno è gemellata con Glen Cove City, questa cittadina, bella cittadina, c'ha 28.000 abitanti, di cui 8.000 portano cognomi sturnesi. Quindi è una cittadina, è una city, questa è una delle due city che sta, una è Mineola e una è Glen Cove City, che sta nel contea di Nassau, nello stato di New York. E la siamo andati a fare questi spettacoli. E stavo dicendo, vogliamo fare un CD, un CD musicale di queste canzoni antiche, però fatte in una certa maniera, quindi con dei professionisti alle percussioni, con flauto, quindi insomma tutto quello che c'è bisogno per dare veramente valore. E vorremmo valorizzare, almeno questa è la mia idea, vorrei valorizzare un ballo. Allora, come se esiste la tarantella, che sappiamo da 100 anni, 200 anni e più. Esiste la taranda scoperta da Eugenio Bennato, quindi nel Foggiano, di recente. La pizzica si scoperta di recente. Noi abbiamo un ballo che si accompagna bene ad alcune di quelle canzoni, che è il batticulo frecentese e sturnese. Figurate, questo era un ballo che si faceva dandosi delle botte d'anca. Una tradizione antichissima. Antica, e allora non c'era il ballo tra uomo e donna, perché era vietato, quindi ballavano in genere uomini con uomini, e si mettevano delle pietre di fiume, quelle piatte, nella tasca posteriore dei pantaloni, e si davano certe culacchiate terribili. Quindi è un ballo che si potrebbe riscoprire. C'è il gruppo folk frigentino, tu lo conosci? Questo gruppo folk frigentino che lo hanno nel loro repertorio, quando vanno in giro fanno un pezzo pure di batticolo. Vorrei un pochettino... Ci sarebbe un'idea di unire... No, io gli ho detto a qualcuno che balla con loro di farmi un filmato di questo ballo e poi unirlo a questo CD, insomma, potrebbe diventare un DVD, insomma, cerchiamo qualcuno che ci dia una mano, però sarebbe una cosa interessante scoprire anche dal punto di vista musicale la nostra tradizione, oltre che dal punto di vista, diciamo, dello scritto e della tradizione. Poi questo libro, Quando era Loguasale,
c'era, oltre a questi termini ci stanno pure delle foto antiche, ecco, molto sì. belle, anche se sì, sono delle foto all'inizio dell'Ottocento, delle foto anche di vari personaggi. Anche se naturalmente sono, sì. sono insomma, non è che si, vede, si vedono nero. Benissimo, stanno all'inizio. Ecco allora, qua, eccole qua. Sono delle foto che stanno all'inizio. E, oltre a queste poi ci sono dei rimedi antichi, come si curava all'epoca la... non lo so, la puntura d'insetto, la sciatica. Qui torna la tua professione di medico. Torna un po' la mia professione, questa la deformazione professionale purtroppo c'è sempre. Poi ci sono questi rimedi antichi, ci sono le filastrocche antiche e altre cose sono le canzoni che ho detto. I proverbi. C'è una fiaba e poi sono alla fine i vecchi proverbi, ci sono i modi di dire e poi i proverbi. Quindi ce n'è per tutti i gusti, sono molto, io ho fatto una selezione delle tante che sono propri della tradizione sturnese. Diciamo che sono la maggior parte sì, si dicono quasi tutti a Sturno, qualcuno forse nei paesi limitrofi, poi non tutti conoscono tutto del paese, quindi qualcuno l'ho preso, cioè, molti l'ho preso a Sturno, altri li ho presi anche dalle zone limitrofe, però i riferimenti sono quelli, insomma noi se non lo diciamo in quel modo diciamo in modo diverso, però i proverbi questi sono. E poi alla fine c'è anche qualche pillola di saggezza che ho inserito nel libro, che mi è anche di insomma sì, anche di autori, personaggi piuttosto storici famosi. Grossi. Ovviamente questi libri prendono le mosse da una passione per la tua terra, per il tuo paese. Sì, una passione che era fortissima, che ecco. Poi diciamo. Adesso il lavoro mi porta un po' fuori, quindi la sto un po' assopendo. Però può essere anche un motivo di confronto, magari sì, per amarlo di sì, più. Questa sì, il problema è che, come si dice, ne hanno profeta in patria, ed è vero. E è quindi così. Anche questi libri, questi testi sono stati molto apprezzati, anche io insomma quando sono uscito fuori, adesso lavoro ad Avellino per esempio, e vengono molto apprezzati, tant'è vero che sono stato invitato adesso alla fiera del libro che si terrà da Tripalda il 23-25 di maggio, presso la Dogana dei Granai, centro di Tripalda, l'editrice De Bartolomesi mi ha invitato proprio per... Sarà un'occasione per sì, per illustrare i libri, insomma per poterli pubblicizzare un pochettino così, quindi per fare questa cosa qua, perché faranno una bella fiera durerà 3 giorni, dal venerdì alla domenica se non sbaglio, quindi 23-25 maggio sarò lì, questo mi ha dato la possibilità quindi di fare questa è certamente cosa. Un modo... anche simpatico, perché il libro è molto piacevole, nonostante c'è una bella mole di lavoro qui all'interno, però è certamente un libro scorrevole che potrebbe pure avvicinare le nuove generazioni sia alle tradizioni del passato sia all'approccio insomma con la lettura. La cosa si sta un po' perdendo. Questo è l'auspicio sicuramente, però si legge sempre di meno. Io per fare una proposta di abolire per 6 mesi proprio i computer. No, i computer forse no, ma quantomeno gli iPhone gli iPad, questi portatili, perché uno va a casa poi va bene, però anche quando si sta in mezzo alla strada si sta con questo affare in mano. Si manca il confronto, quello che dicevamo prima, si perde si isolano, anche quando stanno insieme sono isolati, le persone se stanno insieme manca, guarda la parola del professore Sasso, manca il pensiero, manca la riflessione verissimo, perché prima si pensava e si nasceva anche un pensiero filosofico, adesso anche molti dei personaggi che sono, molti erano analfabeti, sono dei filosofi, avevano una loro teoria, avevano una loro, oltre alla loro storia, e nella loro, diciamo, possiamo dire, beata ignoranza, perché non avevano studiato per mancanza di fondi, non erano persone che, però avevano delle loro teorie, e molti dicevano cose giuste, che noi, che sono stati anche alcuni maestri di vita, perché hanno detto, dicevano cose giuste nella loro semplicità, ecco, nella loro genuinità, dicevano delle belle cose, che purtroppo adesso non vediamo più. I tuoi figli hanno raccolto il tuo appello di scrivere la prefazione? Sì, sì, hanno raccolto un po' forzatamente il mio appello di scrivere la prefazione, quindi sì. Il primo, il maggiore, ha scritto la prefazione al quadrigatore, e il secondo l'ha scritta al... che è stata una cosa simpatica farsi scrivere anche la prefazione dai figli, insomma, per vedere che cosa ne pensavano di questi libri. Cioè, forse bisogno di questi testi nelle nostre zone, perché noi abbiamo una fortissima tradizione radicata di usi, di costumi, anche di lingua, di linguaggio che potrebbe anche modificarsi e perdersi chissà un giorno, quindi secondo te oggi qualcuno potrebbe riprendere questa abitudine e quindi scrivere dei tempi che sono? Io lo spero, sarei il primo a leggerli, sarei il primo lettore appassionato, spero.
anzi spero, come ho detto prima, di trovare del materiale adatto per poter scrivere altri testi, pigliare lo spunto quantomeno e poi elaborare dei testi. Io avevo pensato di fare una specie di censimento, un piccolo corso a premi per trovare quantomeno nelle case ancora delle foto d'epoca e poi trovare degli elenchi di corredi dell'epoca, delle lettere antiche degli emigranti in America, anche sgrammaticate, delle lettere dal fronte, prima guerra mondiale, se era possibile, seconda guerra mondiale, se era possibile fare questo. Forse il pensiero è stato un po' tardo, perché queste cose si dovevano fare negli anni ante terremoto, prima dell'80, perché sono andate perdute. Sono andate perdute perché dopo il terremoto si è buttato via tutto. È già stata fatta una grossa buttata di roba dopo il 62, perché non ricordo, io ricordo vagamente tra il 62, però dopo l'80 è stato buttato tutto via. Quindi quel poco che ancora ci resta, se si potesse almeno mettere insieme, insomma, la cosa sarebbe interessante ricostruire ancora questo filo che ci lega al passato. Perché come amo dire, senza radici non cresce nulla. È un vecchio proverbio indiano, lo ripeto anche a costo di stancarmi, però se non abbiamo radici in sopra non possiamo crescere, nessuna pianta può germogliare. Assolutamente. Allora, in attesa del terzo volume di questa che potrebbe più che altro diventare del volume musicale, se facciamo questo DVD, certamente del volume musicale, magari ti ospiteremo nuovamente per presentarlo. Ti faccio una cantata. Certamente, certamente. Ringraziamo il dottore Moccia per essere stato nostro ospite. Auguriamo a tutti gli spettatori di Media 3 un buon pomeriggio. Grazie, grazie dottore. A voi. Grazie a voi.